Ringrazio, io faccio solo un cenno introduttivo un po' al tema, un po' allo scenario nel quale ci muoviamo. Lo scenario lo ha anticipato il nostro preside di giurisprudenza, è l'occasione di un accordo che è stato stipulato fra l'Università Europea di Roma ed il CONI ormai 5 anni fa, che ha come oggetto quello di rafforzare l'esperienza dei nostri studenti anche attraverso delle competenze nell'ambito dei saperi collegati allo sport, quindi economia, management, diritto, psicologia. Noi abbiamo 5 corsi di laurea e ciascuno di essi al suo interno sviluppa, declina il grande mondo dello sport dentro quei settori specifici, ovviamente nell'ambito della facoltà di giurisprudenza, perché oggi il tema interessa un po' di più i giuristi. Ovviamente c'è proprio un corso di diritto sportivo che viene coordinato e portato avanti dal professor Vincenzo Iaconiani, che come noto è il presidente della Federazione Italiana Motonautica, nonché il direttore responsabile della rivista di diritto sportivo del CONI. Questa rivista, adesso qui ci sono dei lucidi, io non mi attardo su questo, anche perché molti di voi li conoscono, è una rivista storica, gloriosa, fondata nel 1949 da Giulio Onesti, e in particolare ha come caratteristica quella di animare dibattiti nel mondo del diritto dello sport con magistrati, avvocati, notai, giudici sportivi, componenti delle commissioni di garanzia, insomma tutto quel mondo che oggi governa il settore giuridico dello sport. La rivista è semestrale, qua fuori tra l'altro abbiamo l'ultima edizione di che l'editore è Gian Pichelli, c'è anche un comitato scientifico internazionale, questi sono tra i più significativi giuristi mondiali che si occupano di diritto sportivo, tra l'altro anche gli studenti, qualora volessero prendere dei contatti con dei corrispondenti per fare chissà una tesi anche di diritto comparato, senz'altro è graditissima una soluzione del genere. Comitato di direzione, ecco, vi segnalo solo che nella rivista ultima uscita c'è un saggio sul mandato sportivo, tra deregulation dell'ordinamento sportivo, normativa statale e ordinamento comunitario. Ed entriamo allora sul tema odierno, che coinvolge un po' due grandi mondi che masticano temi legali dentro lo sport, che sono il mondo dell'avvocatura e il mondo dei procuratori sportivi, che non coincidono affatto. Forse in modo contingente ogni tanto coincidono, perché ci troviamo, penso a Canovi, a Canovi padre, anche a figure dell'avvocatura che poi hanno anche intrapreso una forte esperienza nel mondo di questa attività che per il bene del proprio assistito implica di cercare di riuscire a confezionare il miglior contratto, che ovviamente si riverbera anche nel bene del soggetto che un po' fa questa sorta di mediazione, perché chiaramente gli viene corrisposta una percentuale spesso anche molto significativa. Lo stato dell'arte è un po' problematico, perché noi avevamo una normativa che veniva dalla FIFA, il tema era l'agente FIFA, dove c'era un albo, c'era un esame, c'era un certo expertise che bisognava avere, una certa onorabilità. Poi nell'ottica, appunto, vedete, mandato sportivo tra deregulation dell'ordinamento sportivo statale e comunitario, è operata a un certo punto una vera e propria deregulation nel 2015, e che ha un po' eliminato tutta una serie di requisiti dove magari gli avvocati si aspettavano qualcosa di diverso, perché in fondo, come il Consiglio Nazionale Forense ha più volte confermato, l'avvocato ha già in sé, potremmo dire nei suoi cromosomi professionali, una certa capacità, competenza, onorabilità. Noi abbiamo un codice deontologico molto rigido e quindi certo forse l'expertise sul campo un po' gli manca, ma ha un po' tutto quello che dovrebbe avere il procuratore sportivo. In realtà questa normativa è andata oltre, cioè ha sostanzialmente appiattito la figura dell'agente che diventa procuratore, che ha una figura a questo punto davvero di mediazione, senza chiedere più requisiti, senza chiedere più iscrizioni ad albi, senza più esami, e quindi sostanzialmente anche il non laureato, il non diplomato, chi ha una sua capacità di relazione spiccata, anche di fiuto, può diventare procuratore. Tutto questo ha creato un vivace dibattito
perché da ultimo Iacobelli non mi pare sarà presente al Corriere dello Sport, si è rilevata anche una serie nel regolamento FIGC che ha applicato questa riforma, che a un certo punto la discussione era anche legata a davvero anche l'onorabilità di queste figure, perché si prevedeva addirittura che il requisito minimo in materia penale fosse quello di non essere, diciamo, condannati per pene che andassero sopra i 5 anni di reclusione, quando tutti noi sappiamo sopra di non essere, cioè se si è sotto si può diventare procuratori sportivi, e se si è sotto lì dentro c'è anche la rapina, per chiarirci. Allora capirete che siamo davanti a una vicenda che così non andava. Nuovo regolamento, il nuovo regolamento ha rimesso l'alba, ha rimesso qualche requisito, ha rimesso alcuni requisiti di onorabilità, non prevede l'esame, e qui penso che ci sarà un po' di dibattito anche per recuperare questa fattispecie, ma soprattutto occorre vedere se è armonico, e di qui anche la presenza del presidente Lotito, con il grande tema del fair play finanziario, perché non sono due corni che non si parlano tra di loro, ma il fair play finanziario, in qualche modo potremmo dire il macrosistema di questo settore, che nel microsistema del rapporto fra procuratore, agente, assistito, calciatore, perché stiamo dentro quest'ambito, ovviamente non può che risentire di quel macrosistema, e quindi diventerebbe un po' schizofrenico che si chieda alle società calcistiche di fare degli sforzi importanti per mantenere un equilibrio che gli consente poi un investimento, e poi invece all'interno del microsistema delle singole posizioni contrattuali assistiamo a una serie di parametri che oggettivamente sarà pure il mercato che spingerà quello, ma che forse di fair play hanno davvero poco. Allora è in questa apparente contraddizione che siamo chiamati, intanto come studiosi intorno alla rivista di Sportivo, intanto come addetti ai lavori, intanto come governo, perché attualmente c'è solo questa disposizione della finanziaria, ma che poi deve essere attuata e quindi va riscritta insieme, tra l'altro con un governo nuovo, vedremo anche chi saranno gli attori protagonisti di questa nuova stagione politica, e l'oggetto, i risultati di questo convegno, che peraltro verranno anche pubblicato nella rivista di diritto sportivo, quindi vi chiedo poi di rimettere in bella copia le vostre relazioni, saranno certamente materiale che verranno portata all'attenzione di chi è a livello di CONI, perché poi il registro è stato adesso accentrato al CONI e non più alla FIGC, e quindi già questo è un tema su cui probabilmente si potrà discutere, e a livello di governo si ritiene possa essere il destinatario degli atti di questo convegno. Va bene? Allora io darei avvio ai lavori, lascio a questo punto a Michele, che fa un po' il nostro moderatore, la scaletta degli interventi, anche la tempistica. Grazie e buon proseguimento.